Procediamo all'appello? Fantino. Belisario. Se vuoi. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Allora, 18 presenti, assente la Presidente Fantino, più 6 consiglieri, quindi c'è il numero legale, possiamo aprire la seduta. Nomino qua gli scrutatori, i consiglieri Laddaga, Cofano e La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza, grazie. C'è qualcosa che fissi? Chi è che c'è un microfono aperto? Allora, al primo punto all'ordine del giorno c'è una proposta di deliberazione numero 114 sul piano regolamento per la localizzazione, installazione e modifica degli impianti di telefonia mobile. La delibera non sta ancora alla firma, deve ancora arrivare, quindi io propongo di passare alle interrogazioni e poi, finite le interrogazioni, passiamo alla discussione e votazione della delibera. Se non ci sono opposizioni su questa inversione dell'ordine del giorno, procediamo. Grazie. Allora, per quanto riguarda le interrogazioni, ho una comunicazione. Presidente, se poi si può, siccome è l'unico atto in votazione, magari se arriva prima della fine delle interrogazioni, se si può intramettere. Procediamo con le interrogazioni, ma alla fine votiamo. Votiamo la delibera. Allora, ho ricevuto una comunicazione dalla Presidente che per quanto riguarda le interrogazioni, dalla numero 57 alla numero. Così lo dirò, cosa c'è? Che, Presidente, che mi sembra più ragionevole, per ragioni di presenza dei per ragioni di presenza dei consiglieri, essendo l'unico atto in votazione, non rischiare di perdere magari. Ma no, anche credo che i consiglieri sono tutti seri e attenti, credo che. A volte non è senso. Per favore, consiglieri tutti no, per favore. Ma lei mi ha chiesto che cosa c'è, io glielo sto dicendo. Allora, lei ci oppone a questa inversione dell'ordine del giorno, mettiamo in votazione. Allora, mettiamo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno. Presidente, non esattamente. E allora qual è il problema? Non capisco. Proporrei che non ci fosse semplicemente. Scusi un attimo, per favore. Che non ci fosse semplicemente un'inversione, ma che non appena arriva la delibera la si potesse porre in votazione. Allora, consiglio di ora, allora c'è risposta. Alla fine dell'interrogazione procediamo alla votazione dell'atto. Grazie. Allora, stavo dicendo, la comunicazione dalla Presidente che le interrogazioni dalla numero 57 alla numero 62 non sono, la Presidente afferma che non sono ancora pervenute dagli uffici preposti come prassi le risultanze sullo stato delle varie situazioni. Per favore, consigliere Madronola, per favore. Allora, non lo so, tutte sono importanti, però siccome per consigliere non c'è discussione su questo, allora, per favore,
per favore, allora, dal numero 57 al numero 62. Allora, non ci sono, ci sono persone detenute, che sono venute qua per ascoltare le risposte. Un attimo, per favore, consigliere Rossi, per favore, non ho dato la parola però. Allora, no, la correttezza c'è sempre, la correttezza la Presidente ha risposto in maniera anche non corretta. Mi sembra che ci sia la correttezza da questa giunta, non mi consigliere sembra Rossi, per favore, allora, la Presidente ha risposto in maniera corretta, come suo diritto, che le interrogazioni alla numero 57, alla numero 62, nonostante pervenuti dagli uffici le risultanze sullo stato delle varie situazioni, non c'è la possibilità di rispondere alle questioni interrogative, quindi vengono rinviate alla prossima seduta. Grazie. Procediamo con la prima ad esempio l'assessore Morgia per l'interrogazione numero 60 aveva già il plico da 10 giorni per poter rispondere, quindi allora o facciamo l'accesso agli atti, mi permettete di accedere agli atti? Faccio l'accesso agli atti. No, perché essere presi in giro in questo modo, se permettete non va bene. Nessuno sta prendendo in giro. Perché allora, sapere del centro anziani in città quando ne parliamo da 20 giorni in commissione Allora, prima interrogazione numero 44, firmata Movimento 5 Stelle sull'incrocio via dell'aeroporto via Flavio Stiricone. Chi la presenta? Chi presenta questa interrogazione numero 44? Presento io, però chiedo la presenza del direttore. Il direttore sta qui. Per favore. Sta qui, detto. Consigliere Coia, possiamo benissimo procedere, grazie. Quale articolo del regolamento lei rimanda l'interrogazione? Perché non c'è le risposte? Vediamo di fare altri consigli sulle interrogazioni. Per favore, allora, consigliere Tredicini, che c'era? Consigliere Coglia, il direttore è arrivato. Interrogazione numero 40, per consigliere Coglia, presente l'interrogazione da solo? Io chiedevo un parere al regolamento in base alla decisione del Presidente del Consiglio. Sì, per favore, cerchiamo di essere tutti corretti. Allora, vorrei sentire il parere del regolamento in merito alla decisione del Presidente del Consiglio di differire alcune interrogazioni alla prossima seduta, perché la Presidente del Consiglio non può rispondere nei tempi. Ma non è la Presidenza del Consiglio che deve rispondere. La Presidente del Municipio, mi scusi. Quindi io arrivato stamattina. Anche perché non c'è, comunque non sarebbe disponibile. Non c'è la risposta. Non c'è la risposta, quindi. Allora, scusate. Allora, consigliere Coglia, presente l'interrogazione, per favore. Presidente, io ho chiesto il parere del direttore per sapere l'articolo del direttore che permette il riferimento delle interrogazioni.
tante. Questo è stato un'interrogazione orale presente adesso? No, è stata presentata. No, è stata presentata un 39. Allora, sono state presentate l'8 e 9 ottobre. Sì, va bene. Allora, per favore, su, andiamo, allora. Direttore, possiamo procedere. Allora, visto che non è stata data nessuna motivazione, ne prendo atto che è stata una decisione del Presidente del Consiglio. In base al regolamento, consigliere Coglia, non c'è scritto niente. Le ripeto, in base al regolamento, nulla sul regolamento in merito al differimento di interrogazioni, c'è solo per le interrogazioni urgenti. L'interrogazione numero 44, non racconti storie o mi dica l'articolo, non l'ha detto né lei né il direttore, ok? È una sua decisione in base a in base al regolamento, consigliere Coglia. No, se non è convinto faccia il reclamo, per favore, faccia il ricorso. Senz'altro. Allora, faccia il ricorso. È rispettoso nei confronti dei cittadini. Proceda all'esposizione della 44. Complimenti. Allora, in questa interrogazione diciamo che ci sono pervenute numerose segnalazioni dai cittadini in merito alla pericolosità di un incrocio, che è quello che va tra via dell'aeroporto e via Flavio Stilicone. Ci è stato detto che ci sono parecchi incidenti tra veicoli e che purtroppo non esiste una segnaletica adeguata. Quindi chiedevamo se fosse possibile intervenire e qual è l'orientamento del municipio e dell'assessore in proposito. Grazie. Prego, assessore. Signor Presidente, consigliere interrogante, credo che l'incrocio che è stato menzionato in questa interrogazione sia sicuramente un incrocio che ha delle problematicità dovute all'intenso traffico su cui insistono le strade sia via dell'aeroporto che via Flavio Stilicone. La sosta non aiuta perché la forte densità di abitazione, la mancanza dei standard che sappiamo, come sappiamo, soffrono i nostri territori, non aiutano rispetto ad una sosta che permette la visibilità. Quanto riportato è stato constatato e anche valutato dalla Polizia Municipale, che a luglio ha fatto un sopralluogo e inoltrato all'ufficio tecnico l'inizio di settembre la determinazione dirigenziale di traffico per un miglioramento della segnaletica in quell'incrocio. A me risulta, così dicono gli uffici, non ho motivo di dubitare, che il 24 settembre sia stata modificata nel senso in cui l'interrogante, credo, chiedeva la segnaletica, e quindi speriamo che il tutto aiuti a una migliore viabilità di quel quadrante. Grazie. Consigliere Coglia? Sì, l'obiettivo che ci eravamo prefissati era appunto segnalare e che si intervenisse, quindi se gli uffici sono intervenuti ringraziamo. Grazie. Coglia? Allora, interrogazione numero 45, firma i consiglieri Cerconi e Matronola. Consigliere Cerponi non c'è, consigliere Matronola, la prego. Buongiorno a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, voi sapete che circa un mese fa, un mese e mezzo fa, c'è stato un atto vandalico all'interno del municipio, al primo piano, hanno distrutto armadi, qualche fotocopiatrice e via dicendo. E questo episodio, forse qualcuno non lo sa, si è ripetuto anche venerdì notte, dove sono stati distrutti tutti i mezzi del servizio giardino. Lo sapete? Lo dico io adesso. Del servizio giardino? Vabbè, sono stati nel pomeriggio, nessuno se n'è accorto, perché manca la vigilanza sicuramente, tutti i mezzi sono stati distrutti. Pertanto non so adesso chi farà la potatura degli alberi, chi taglierà le siepi, chi farà il servizio di sorveglianza notturno qua, perché quello che mi chiedo, assessore, anzi vicepresidente,
Noi abbiamo un sistema di videosorveglianza, credo che sia gestito dai vigili. Il dubbio che mi viene è com'è possibile che in piena notte entra una squadra, sale al primo piano, anzi prima va all'URP, fa dei danni all'URP, al piano terra, poi sale al primo piano, entra dentro l'ufficio tecnico, rompe una porta di vetro, sprende a calci un armadio, rompe una fotocopiatrice e nessuno se n'è accorto. Questo è successo da quando abbiamo tolto la vigilanza, se non erro, che prima c'era la vigilanza notturna, questi casi così non si sono mai verificati. Allora io le chiedo solo, da chi è gestito il servizio di videosorveglianza? Come mai non si... cioè se ci sono state delle riprese, se è stata presentata una denuncia? E che intenzione ha il Presidente, visto che ha convocato una riunione d'urgenza l'altro ieri, se non erro, no? Sbaglio, queste sono informazioni prese, fresche. Una riunione con i vigili, con gli uffici e tutto quanto per sapere cosa è successo ai mezzi del servizio giardini. Però sono stati colpiti solo il servizio giardini, l'AMA no. Quegli ufficetti dell'AMA non sono stati per niente toccati. E questo mi chiedo il motivo come si fa in pieno giorno entrare dentro un municipio con 200 vigili che fanno servizio, con tanta gente che entra. Io pensavo che fosse di notte, credo che sia stato di notte, però lei mi dice che è di pomeriggio, peggio ancora, cioè entrare in una sede o di notte o di giorno, distruggere tutto ciò che trovano e nessuno se ne accorge. Cioè nessuno fa niente. Un mese e mezzo fa, quando ho presentato la prima interrogazione, perché questa se non era un'interrogazione che risale niente di meno che il primo settembre del 2014, dopo due mesi giustamente la risposta credo che sia cambiato qualche cosa, infatti è risuccesso nuovamente l'atto vandalico due giorni fa. Cioè né in pieno giorno né in piena notte nessuno si è accorto di nulla. Cioè qui significa che tutti quanti, utenti, consiglieri, impiegati o chi che sia, siamo esposti a qualsiasi danno, a qualsiasi attentato o qualsiasi cosa, senza che nessuno se ne accorge, nonostante abbiamo un servizio di videosorveglianza, nonostante abbiamo dei vigili urbani che entrano e escono con le macchine, quindi però ripeto, nessuno se ne accorta. Adesso voglio sapere da lei quello che è successo anche alla riunione possibilmente di l'altro ieri, fatta l'altro ieri con il Presidente, con gli uffici, con lei credo che ci sia stato, no? Col servizio giardini, qualche cosa è successo. Però noi, essendo poveri consiglieri eletti, non nominati, giustamente non siamo messi al corrente, perché noi possiamo soltanto sentire delle notizie così per corridoio, però non potremo mai sapere cosa succede al quarto piano o via dicendo. Grazie consigliere Matronova, grazie, prego. Scusi se sono uscito fuori. Consigliere, il tema che lei ha posto è sicuramente un tema che è molto presente alla Presidente Fantino, a tutta la Giunta, alle apicalità del Municipio, perché purtroppo una sede, o per fortuna, una sede come la nostra, molto ampia, che ha pur molte possibilità di essere, oggetto di atti vandalici a vario titolo, e lo è stata, ahimè, ricordo a tutti, anche in passato quando avevamo il servizio di vigilanza 24 ore su 24. Una volta, non certo per motivi diciamo casuali, se ricordate, tant'è che da quel momento iniziamo un'opera di propedeutica a scongiurare ancora gli incendi, un'opera antincendi fatti con i vigili del fuoco, un piano, ci fu anche un incendio di carattere doloso nel municipio. In questo caso e nella situazione attuale volevo rappresentare che, nonostante nel bilancio del 2014 abbiamo richiesto i fondi per la vigilanza,
I fondi non sono stati erogati dall'amministrazione centrale a disposizione del municipio e la vigilanza da diverso tempo, da qualche mese, diciamo subito dopo l'inizio del 2014, soprattutto quella notturna, non è in vigore a Piazza Cinecittà 11. Questo perché? Perché il Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa ha inteso fare un appalto generale per tutta la città per la vigilanza, fornendo quei siti sensibili di vigilanza. Purtroppo ancora oggi questo bando di gara non è stato completato e quindi noi siamo senza vigilanza notturna. Per rispondere puntualmente alle sue domande, la presenza della sorveglianza notturna quindi manca per questo motivo. Il costo dei danni valutati, credo che sia un'altra delle domande che lei poneva, dall'ufficio tecnico è di circa 2.000 euro per quella notte tra il 30 e il 31 agosto. E l'ufficio, il direttore, che come sapete da un punto di vista è il custode di tutta Piazza Cinecittà 11, non ha già fatto, ma farà domani, una riunione, così come nel tempo si è cercato di fare, con tutti i soggetti interessati e che usano l'immobile di Piazza Cinecittà 11 per addivenire ad una soluzione del tema, regolamentando quello che è l'accesso del personale che a vario titolo lavora nel municipio e dei cittadini che usufruiscono dei servizi. Quindi noi stiamo cercando di porre in essere tutte quelle azioni che possono migliorare la sicurezza, come diceva anche lei, a salvaguardia sia dei lavoratori che dei cittadini stessi che frequentano il municipio. È chiaro che talvolta, come dicevo pure prima, dato che negli anni questi episodi si sono succeduti, ripeto, anche quando c'era la vigilanza 24 ore su 24, molte volte sono indipendenti da tutti gli strumenti. Questo però non ci esime dal fare il massimo dello sforzo per mettere in sicurezza l'immobile. Da ultimo, il servizio di videosorveglianza è in funzione, come sapete lo schermo è in sala radio, ma la gestione delle riprese, che lo dico in maniera informale, non posso dire altro, sono state usate sia dalla Polizia Municipale sia dalla Pubblica Sicurezza per cercare di approfondire le indagini rispetto all'episodio di quella notte, sono però registrate centralmente. Non è una registrazione che è e rimane in deposito al municipio, ma la Polizia Locale di Roma Capitale centralmente ha diciamo la registrazione di tutte le riprese che avvengono con questo sistema. Grazie. Consigliere Matronova, 3 minuti per favore. Allora, assessore, prendo per buono tutto quello che ha detto, perché ne ha dette tante, pertanto le devo prendere buone in parte, perché se lei mi dice che nei prossimi giorni sarà convocata una riunione, diciamo una riunione speciale domani, ma questa riunione speciale doveva essere convocata il 2 settembre. Assessore, perché è il secondo, cioè la seconda volta che succede questo a distanza di 2 mesi, e lei mi viene a dire che domani o dopodomani viene convocata una riunione speciale. Perché non si è fatto prima, assessore? Perché 2.000 euro di danno adesso, chi li paga? La mancata vigilanza non è dipesa soltanto
perché non ci sono i fondi. Perché io, se vengo qui alle 2 di notte, alle 3 di notte, io trovo municipio aperto, come Roma città aperta, trovo il municipio aperto, posso entrare e girare per tutto il municipio, mettere qualsiasi cosa all'interno del municipio e nessuno controlla, perché nessuno ha l'accortezza o nessuno è autorizzato a chiudere le porte, a bloccare le porte, ad eccezione di quelle che fanno entrare i vigili urbani, che potrebbero tranquillamente entrare da parte posteriore, chiudendola con gli opportuni accorgimenti. Pertanto, caro assessore, che adesso mi si viene a dire che mancano i soldi perché non è stata messa la vigilanza, pertanto possiamo tranquillamente continuare così, facciamo distruggere i mezzi, a chi sarà appaltato il servizio del servizio giardini per i danni che è stato fatto? La vigilanza a chi dovrebbe essere appaltata? Perché poi le domande vengono spontanee. Allora io dico, mancano i soldi, giustamente, lei mi ha detto che prima c'era la vigilanza notturna, però nonostante ci fosse la vigilanza notturna sono entrati ugualmente, quindi significa che la vigilanza che c'era prima faceva dei buchi d'acqua, perché entravano ugualmente, succedeva, no? O sbaglio, assessore? Mi sembra che sia una cosa... Adesso facciamo il sistema centralizzato ad eccezione del municipio, perché... Se aspettiamo che venga centralizzato tutto quanto, noi ci troveremo ancora qui dentro questo municipio, che magari veniamo domani, che c'è sciopero, dopodomani o lunedì, potremmo trovare tutto distrutto. Chi paga? Assessore, ci abbiamo 200 vigili, il Presidente doveva convocare il comandante dei vigili e chiedere per il momento, dato che è un caso eccezionale che non abbiamo vigilanza, se era possibile istituire un servizio, un presidio di vigilanza notturna all'interno del municipio, perché a me mi sembra che non si chiamano più vigili urbani, ma si chiama polizia locale oltretutto è anche armata, pertanto credo tra amministrazioni locali o tra, le chiami come gli pare, tra servizi locali, ci possa essere un po' di collaborazione. Pertanto il comandante credo che non abbia, visto che in sala radio ci stanno 3, 4, 5 vigili che stanno lavorando, c'era un gabbiotto all'entrata, se lo ricorda bene, è stato messo apposta all'entrata del municipio, c'è un gabbiotto. Consigliere Matronova, internamente sì. Non è soddisfatto, abbiamo capito. No, e voglio arrivare al dunque. Però venga subito al dunque. Sapere, a distanza di 2 mesi, noi ancora stiamo aspettando di convocare una riunione per arrivare ad ottenere un presidio fisso per scongiurare tali atti vandalici. Assessore, ma come faccio a dirmi soddisfatto quando mi si viene a rispondere così? Ma questo è solo l'inizio oggi, so carico fino a 51, perché avete sospeso a 51, a 52, so quelle importanti, sono state sospese, a 57, a 58, so quelle importanti. Grazie, consigliere Matronova. Grazie. Vediamo quell'altro. Allora, interrogazione numero 47, firma dei consiglieri Cerconi e Giuliano. Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente, perché qui insomma tra quelle diciamo... Allora, interrogazione numero 47 sul via Albalunga, consigliere Giuliano, prego. Ok, grazie. Me l'hanno rimediata. Allora, è stata fatta questa interrogazione... Giuliano, consigliere Giuliano, per favore. Posso? L'ufficio consiglio... È firmata soltanto dalla consigliera Cerconi. Quella che l'ufficio consiglio, depositato all'ufficio consiglio. Sì, avevo firmato un altro. Lei ha firmato adesso la copia che ho io, ma diciamo quella in originale che c'ha l'ufficio consiglio, la firma anche quella c'ha solo l'assessore, firmata soltanto dal consigliere Cerconi. Non ho firmata una adesso. Comunque, credo non ci siano problemi. Ho firmato un'altra, firmavo quella. Vabbè, insomma. Prego, consigliere Giuliano. Allora, dicevo. Perché abbiamo fatto questa di via Albalunga? Sì, no. Perché abbiamo fatto questa via Albalunga? Perché in funzione di una serie di articoli che sono usciti sul territorio, sui giornali online, insomma su comunicati, riferito al problema della viabilità di quella zona, di quella via, vicino a Piazza Re di Roma, ho
ovviamente è successo un po' di tutto, insomma, quindi lamentele positive, negative, chi chiude, chi apre, chi comunque si sente attaccato, si sente comunque non rispettato, oppure dalla parte dei cittadini che comunque sembra che apprezzino questo tipo di intervento. Quello che invece a noi interessa di Fratelli d'Italia nel chiedere appunto, nel fare questa interrogazione, è innanzitutto capire l'intervento fatto su Via Albalonga, se è un intervento che comunque è definitivo, se è un intervento che comunque, essendo temporaneo, quanto possa essere temporaneo o se debba subire delle modifiche, e sapere però che comunque sia, non è un problema di una strada, è un problema anche di quadrante, perché adesso con questo intervento temporaneo la maggior parte delle macchine si parcheggiano nelle vie limitrofe, per cui creando comunque un soqquadro nel senso di comunque parcheggi o doppie file o tutto ciò quello che può essere abusivo. Per cui, cioè, si è fatto un tamponamento, diciamo anche come si dice, puntuale per quello che era la problematica, però non sappiamo, cioè vorremmo sapere se è risolutivo e se però comunque tiene conto del quadro, perché se poi dopo lo spostiamo il problema in altre strade limitrofe è normale che questo non risolve, anche perché ovviamente ci sono delle situazioni che sono annesse, quindi è vero che la viabilità lì aveva un carico quindi soprattutto la sera eccessivo, dovuto quindi non all'attività presente ovviamente, perché non è colpa dell'attività che ovviamente fa il proprio lavoro, ma di chi ne usufruiva parcheggiando in modo abbastanza particolare. Però è vero pure che non è che può comunque rimetterci un'attività, cioè non possiamo essere contrari a un'attività commerciale solo perché è conosciuta e famosa. È vero pure che bisogna trovare però un mix giusto anche per accontentare quelli che sono le esigenze locali di una viabilità, una mobilità che insomma che crea problemi anche in quel quadrante. Quindi non è essere a favore o contro, è essere comunque capire se, siccome quel quadrante era già stato sottoposto a una viabilità dovuta a un riferimento dei PUP, quindi lì già era sperimentale quella modifica, è stata fatta quest'altra, lì in New Jersey sono riempiti d'acqua, ovviamente quando poi l'acqua lì o qualcuno la svuota o comunque diminuisce lo spostamento, insomma non c'è neanche tanta sicurezza in questo senso, quindi se è una cosa che deve essere messa a mano per tenere conto del quadrante, allora noi siamo fiduciosi che si possa trovare sicuramente un mix fra le esigenze di chi ha le attività lì e le esigenze dei cittadini, perché giustamente va difeso anche il tessuto produttivo e va difeso anche il fatto che comunque gli abitanti lì devono cercare di avere la loro tranquillità. Certo è che comunque sia, di fronte anche a questo, se c'è uno sbilanciamento a favore di uno o dell'altro, è normale che poi le cose, come i contratti si chiudono quando sono equilibrati da ambo le parti, se è solo a vantaggio di uno il contratto non si chiude mai. E poi sapere quanto è il costo dell'opera, perché comunque è un intervento che penso che abbia dei costi e saperli e saperne quanti sono, perché comunque è sempre una programmazione di investimento di lavori del lavoro pubblico, quindi di mobilità che serve poi sul quadrante. Questo per dirle che poi c'è la successiva serie di Fulvio Marco Fulvio Nobiliore, che comunque un intervento così tempestivo su questo di Via Albalonga, quando poi il quadrante del nostro municipio ne prevederebbe diverse decine. Grazie consigliere Giuliano, assessore, prego. Consigliere Giuliano, il tema posto da questa interrogazione è sicuramente un tema che ha, come dire, anche sulla stampa romana ha avuto molto onore. Io credo che se riconduciamo tutta una razionalità rispetto a quello che è l'interesse pubblico, su quel quadrante possiamo dire che la fragilità, la sensibilità di quel quadrante rispetto al traffico
è nota da tempo, tant'è che una parte di quel quadrante è stato già interessato dal piano particolarizzato del traffico e le vie limitrofe hanno visto negli anni passati condizionato il traffico veicolare. Non si era completato l'intervento, almeno questo è stato rappresentato dall'Agenzia della Mobilità per diversi fattori, un po' non nascondo che c'è stato un ostracismo da parte pure da qualche attività commerciale, ma anche perché ricordiamo tutti su via Albalonga insisteva anche il progetto di un parcheggio interrato che ha permesso il completamento del piano particolarizzato del traffico così come era previsto inizialmente, proprio perché quel nuovo intervento condizionava. Dopodiché sappiamo tutti come si è conclusa la questione del parcheggio interrato, fortunatamente abbiamo risolto quella criticità su quel quadrante e si è riproposto, se ricordate qualche tempo fa, il tema di via Albalonga molto forte, quando alcuni mezzi di soccorso, non sto a spiegare certo a voi che conoscete il territorio come meglio di me, sapete che lì ci passa anche il mezzo pubblico, ma mezzi di soccorso hanno visto impedito il passaggio dalla sosta selvaggia che c'era su quella strada e stava su tutti i giornali. In quel momento il municipio, ma così come la polizia municipale del settimo gruppo Appio, il comandante Di Clemente, l'agenzia della mobilità e l'assessorato hanno ritenuto che non era più procrastinabile una nuova valutazione su quel quadrante per vedere se c'erano le condizioni di miglioramento in modo da poter frenare la sosta selvaggia che per tutta la giornata e soprattutto nelle ore serali quel fenomeno si caratterizza su quella strada. L'intervento è stato fatto dal Dipartimento, non dal Municipio. Il Municipio, a presentazione del progetto dell'Agenzia della Mobilità, come è normale sui piani particolarizzati del traffico, ha dato il suo parere positivo in giunta, è stato rappresentato, ricordo, è stato presentato anche in commissione. Per quanto riguarda la sperimentazione, perché questa è la fase di sperimentazione, a giudizio del settimo gruppo Appio, la sperimentazione va nel senso che era auspicato. La fluidificazione del traffico in quel quadrante è molto migliorata e la valutazione è quella di andare su via Albalonga, certo, e di andare ad una sistemazione definitiva che condizioni, la possibilità di sosta selvaggia, così come condizioni in maniera repressiva, è dappertutto repressiva, si può fare in tanti modi, con la fluidificazione che i vigili urbani costanti, ma dovremmo avere migliaia di forze nel settimo municipio, o attraverso manufatti stradali che, come ricorderà, sono stati realizzati anche in altri ambiti, soprattutto nel nostro municipio, per contenere questo tipo di problematiche. Io spero che le risorse a disposizione di Roma Capitale, dell'assessorato, vedremo, del SIMU, oppure del municipio, se arriveranno risorse nel 2015, possano permetterci una progettazione definitiva che sarà sicuramente posta all'attenzione anche delle commissioni consigliari del municipio per poter risolvere una volta per tutte questa problematica. Io sorvolo sulle questioni di carattere di penalizzazione. Io credo che il miglioramento del traffico sia un bene collettivo di tutti. Non credo che da questo
miglioramento, l'attività commerciale che è assurda agli onori della cronaca trovi una sua penalizzazione, tutt'altro. Mi sembra di ascoltare le stesse cose quando si penalizzano alcuni ambiti. I commercianti sono i primi a essere irritati, dopodiché si accorgono che su certe situazioni magari ne traggono anche beneficio. Dopodiché io credo che sia difficile sostenere che in una strada di così interesse rispetto anche al trasporto pubblico sia tollerabile accettare la possibilità di sosta selvaggia, e quindi penso che un intervento vada fatto, come in altri ambiti. Se mi posso permettere, ma l'interrogazione magari successiva su Marco Fulvio Nobiliore, poi magari ne parliamo, perché mi permetto di dire, c'è qualcuno che è molto più esperto di noi, che tra i consiglieri, che l'ha fatto per mestiere, ma l'ambito di viabilità di Marco Fulvio Nobiliore rispetto a Via Balonga ha delle caratteristiche strutturali profondamente diverse rispetto ai sedimi stradali e alle implicanze che questo porta al traffico. Grazie. Assessore, ma questa interrogazione lei ha risposto ovviamente in modo politico, e come poi in fin dei conti doveva fare, visto che l'intervento è stato fatto dal Dipartimento, e quindi visto che è stata messa in campo anche la polizia locale col comandante di Clemente, quindi è stata tutta una situazione che poi comunque è spinta anche da questo municipio. Però io volevo, con questa interrogazione, mettere in evidenza se, e quindi lanciare questa riflessione, visto che quindi la risposta mi è servita per capire che tutto questo è figlio di sperimentazioni, la prima dovuta al parcheggio interrato che poi non si è fatto, e quindi la mobilità è stata veicolata in questo modo, è stata organizzata in questo modo, e poi successivamente da quella viabilità che derivava dal PUP si è arrivata a quella di Albalunga in quel modo, è ovvio, quindi è conseguenziale. Se poi il parcheggio non si fa più e quindi quell'intervento precedente viene ad annullarsi, perché allora non riprevedere quello che era effettivamente la viabilità di quel quadrante? Perché sennò potremmo essere tentati come amministrazione di fare uno sbaglio sullo sbaglio, cioè l'intervento oggi di via Albalunga è conseguenziale al precedente meccanismo di viabilità che era derivante dal PUP, perché sono state fatte delle modifiche di viabilità. È stato fatto precedentemente insieme all'altro intervento di piano particolareggiato proprio perché si doveva aprire il cantiere del PUP, che è un'altra cosa. E comunque è collegato il fatto che poi si è prevista una viabilità, no? Anche in funzione di quello è stato sperimentale il meccanismo, perché dice che se si fanno i parcheggi comunque dobbiamo adeguare la viabilità anche alla realizzazione dei parcheggi, eccetera. Però poi oggi quindi c'era quella viabilità, e per intervenire su Via Albalunga non è che si potevano fare i miracoli, no? Per cercare di risolvere il problema di viabilità. Ma se tutto viene azzerato e si ritorna a quello che era, va bene, probabilmente il quadro d'insieme potrebbe essere più semplice e meno complicato sia per i cittadini di quel quadrante e sia per chi comunque in quel quadrante ha le sue attività, perché le cose devono andare di pari passo. Quindi una riflessione importante in diretta dal Consiglio a lei e alla Giunta, al Presidente, affinché si possa quindi bypassare e capire, visto che non si fa più il PUP, no? Oppure non si era completato il PGTU, capire se si può tornare al vecchio sistema cercando di dare questo discorso. L'ultima cosa, giustamente lei ha fatto riferimento, quindi non è una questione se mi trova soddisfatto o meno, fa riferimento ad altri interventi tipo Porta Metronia, che hanno 3 anni, 4 anni, che hanno qui in New Jersey, che 10 anni, quelli che saranno, quindi è presumibile che comunque questa cosa possa rimanere nel tempo, capito? Voglio dire, cioè, se c'è Porta Metronia che sta a qualche centinaia di distanza di metri, forse 700-800 metri, e sono anni che sta così, quindi si può pensare che via Balonga possa rimanere in questo stato, che non sarebbe il massimo, insomma. Grazie consigliere Giuliano.
Allora, interrogazione numero 48, firma dei consiglieri Lozzi e Coia su Arco di Travertino. Chi la presenta? Consigliera Lozzi, prego. Torniamo un'altra volta a parlare di Arco di Travertino, perché in questo municipio siamo molto bravi a parlare, peccato che non riusciamo a fare. Allora, e parliamo soprattutto del manufatto che è sopra al parcheggio di scambio, del quale non si riesce a venire a capo. I cittadini continuano a chiedere che venga completato il tutto, che all'interno ci siano inseriti dei servizi per la cittadinanza, un punto ASL, una biblioteca, qualcosa di utile. Invece continua ad essere così, abbandonato a se stesso, l'ennesima opera incompiuta, colpa del comune, del municipio, non si sa di chi, comunque l'ennesima opera incompiuta che andrà a degradarsi, e i cittadini non avranno risposte, come sempre. Un posto che è pubblico, dove potremo metterci all'interno delle strutture, dei servizi, e nessuno fa nulla, non se ne parla, tutto tace, forse aspettiamo degli accordi interni perché bisogna decidere chi metterci, chi non metterci, come sempre. Rimane tutto vuoto, tutto fermo, i cittadini chiedono e nessuno risponde. Vorremmo sapere a che punto è questa situazione. Grazie. Prego, assessora. Grazie, consigliera Lozzi. Il tema diciamo della piazza coperta, così come viene descritto il manufatto di Arco di Travertino, è oggettivamente un lascito, diciamo, del passato, di accordi rispetto al nodo di Arco di Travertino, che ahimè quando fu stipulato un decennio fa non prevedeva il completamento dell'opera, ma il manufatto doveva essere realizzato da parte di chi ha operato su quell'area. Non si è riuscito nell'arco del tempo a concretizzare diciamo il riempimento di quella struttura. L'ex consiglio del municipio Nono, lei ha accennato alcune come dire, possibili utilizzi, aveva in una risoluzione previsto che oltre alla vocazione sociosanitaria e quella culturale prevedeva anche la possibilità di un'impiantistica sportiva. Io, certo di interpretare quello che era il consiglio, mi pare che era scritta una risoluzione pure in maniera esplicita, la vocazione pubblica di quel manufatto e della gestione pubblica doveva rimanere, però era intangibile. Io la novità che posso mettere a conoscenza, di cui posso mettere a conoscenza il Consiglio, è che su quel solco la Presidente sta lavorando, e sapete, intervenire su un manufatto di circa 3.500 metri quadrati non è semplice, gli investimenti sono importanti. C'è stata recentissimamente una manifestazione di interesse concreta da parte della Regione attraverso la ASL Roma C nel utilizzo di parte di quel manufatto per un presidio sanitario a servizio del territorio. Noi stiamo lavorando su questo, perché è chiaro che la cessione alla Regione, quindi alla ASL, rispetto a questo ci deve però garantire il completamento interno della struttura, e io mi permetto di dire anche, diciamo, una gestione univoca tra l'interno e l'esterno, perché anche l'esterno è molto interessante di quell'area. Lì è possibile, secondo me, sviluppare progetti culturali, un'arena, dei servizi per il territorio che oggettivamente, oltre, diciamo, a una struttura culturale, possa abbinare una gestione che ci permetta un uso pubblico di quell'immobile. Grazie. Consigliera Lozzi. Interrogazione numero 49, sempre firma dei consiglieri Lozzi, Coia, Giuliano. Chi lo presenta? Sì, la presento. Consigliere io. Giuliano, prego. Allora, questa interrogazione nasce ovviamente sull'onda di quello che dicevo prima all'assessore e vicepresidente
del fatto che quando si vuole intervenire ovviamente per quanto riguarda la viabilità di un quadrante, di una strada, di una parte del nostro territorio, si riesce a fare anche in tempi veloci. Però qui non è tanto l'intervento, perché prima l'assessore diceva che ovviamente via Alba Longa ha un effetto diverso, è una strategia diversa come viabilità rispetto a Marco Fulvio Nobiliore, ma non era quello di mettere in New Jersey a via Marco Fulvio Nobiliore, ovviamente era quella di attenzionare, quindi di dire se la parte, se il nostro municipio ha chiamato la polizia locale per studiare un discorso di viabilità, per studiare un discorso comunque di sosta selvaggia, e per evitare la sosta selvaggia poi ha utilizzato in New Jersey un sistema, quindi non mi interessa il sistema in questo caso, mi interessa capire se questo municipio, visto che quando c'è un'esigenza e via Marco Fulvio Nobiliore è una di quelle strade dove a senso unico poi, dove la gareggiata viene quasi azzerata per la seconda, la terza fila dei furgoni, degli ambulanti, che comunque non gliene può fregare di meno di comunque mettersi in una situazione consona, va bene? E gli slalom che la gente deve fare per attraversamenti, uscita da portoni, per andare a buttare la monnezza nei cassonetti, cioè diventa un discorso impressionante. Io ho anche delle foto, assessore, che le posso girare, ce ne ho 7-8, quindi nei vari giorni, perché non è la questione di un giorno, è stata monitorata. E quindi la richiesta è, siccome abbiamo questa sensibilità, no? Come municipio, chiamare e prendere la polizia municipale, quindi il comandante dei vigili, farci un ragionamento e dire dove c'è questa criticità, dove c'è questa criticità, non dobbiamo mettere in New Jersey, però andiamo a fare il controllo, che lì i seconda e terza fila, questi furgoni ci devono stare, per tanti motivi, non perché uno ce l'ha contro i furgoni o contro chi di dovere, però comunque va rispettato, perché se la mia macchina sta in doppia fila, adesso con lo street control te fanno 6 multe al minuto e neanche ti avvertono, tra virgolette, ok? E se la metti in seconda fila, te sparano, te fanno la multa, non vedo perché questi hanno tutta la giornata lì, ok? Nessuno dice niente, perché lo fanno funzionare da magazzino. Quindi o facciamo così, anche sulla via Tuscolana, dove ovviamente ad angolo via Tuscolana è vicino, oppure andiamo dai negozianti e gli facciamo una detrazione delle tasse, perché il magazzino, poracci loro, dei fori non lo possono tenere. Ok? Prego, assessora. Consigliere Giuliano, è chiaro che il traffico, la sosta nel nostro territorio è un nervo scoperto, soprattutto in alcune situazioni forte sensibilità e criticità per il sostenuto traffico veicolare, per l'incidenza della residenza, insomma, in una città, ne abbiamo parlato recentemente con l'approvazione del piano generale del traffico urbano, che ha circa più di 800 macchine ogni 1000 abitanti. Su via Marco Fulvio Nobiliore nello specifico, così come su altre vie, la Presidente ha attivato la Polizia Municipale, perché è oggettivo quello che diceva lei, ha una situazione pesante nella città consolidata del territorio del settimo municipio, in alcuni punti dovuti all'ambulantato, come dice lei, su via Tuscolana, nel primo tratto, in una situazione vicino ai mercati, in determinati orari, è chiaro che la sosta selvaggia, gli impedimenti allo scorrimento del traffico sono un tema importante. La Polizia Municipale ha rappresentato alla Presidente che su alcune situazioni di criticità ha sviluppato una serie di controlli più assidui che nella normalità dei servizi rispetto alla forza data della valutazione del traffico. Grazie. Consigliere Giuliano. Vicepresidente, il fatto che noi abbiamo solo questo come mezzo, no? Per poter a volte
mettere in evidenza alcune situazioni, allora, che è quella dell'interrogazione, dicevo. E quindi perché è stata fatta su Marco Fulvio Nobilioni? Non perché sia solo quella la strada, come giustamente ha detto lei, ma perché comunque sia bisogna mettere in, diciamo, porre un'attenzione particolare su quello che può essere fatto a prescindere, senza avere una grande disponibilità di mezzi economici, perché se abbiamo i mezzi economici si possono fare tante altre cose. Però con quello che è l'istituzione di prossimità, con quello che è appunto l'intervento a polizia locale, io non è che l'ho ripetuto e lei ha risposto che cosa ha fatto la polizia locale dopo che voi avete chiesto eccetera, perché immagino che ci sia ovviamente un intervento, però poi ci sono delle situazioni che si incancreniscono, cioè diventano automatiche, e su quella strada ed altre, quindi abbiamo fatto, tra virgolette, e vedo che lei l'ha percepita la situazione, una provocazione con questa interrogazione nel dire: se Alba Longa, docet, quindi si è intervenuto non a discapito del famoso bar, gelateria, pasticceria Pompi, ma per esigenze, no? Ok? Se si è intervenuto così, perché non si interviene anche sulle altre strade che, anche avendo una importanza minore, ma comunque riscuotono, cioè, come si dice, si riscontrano delle negatività, come lei ha detto. Oggi è via Marco Fulvio Nobilioni, poi ne potremmo fare altre con questo meccanismo. Mi auguro che la provocazione politica e anche diretta in modo positivo di dire: non ci scordiamo però di altre situazioni e dove possiamo intervenire prima di prendere altri New Jersey, no? E fare gli interventi lo possiamo fare. L'amministrazione con la polizia locale, no, passano, fanno rispettare quello che è dovuto a tutti i cittadini, perché c'è chi lo rispetta obbligatamente e chi no, ok? E se già solo questo si può fare, io penso che il problema, no, non dico che viene cancellato, perché poi ci vorrebbe un presidio tutti i giorni, però perlomeno può essere ridotto di una decente percentuale. Che quando non è così pesante, pure i concittadini che stanno su quel quadrante riescono a sopportarlo. Quando una cosa diventa proprio in modo ossessivo e diciamo è indecente, è normale che poi non ne viene neanche, no? Neanche più considerato il fatto che è una situazione che non viene presa in considerazione, perché poi se passa dall'eccesso, no, non gli frega niente a nessuno, giustamente sembra che poi quella strada ed altre non vengano più considerate, no? E se guarda solo via il Balone. Grazie consigliere Giuliano. Un meccanismo, grazie, mi auguro che vicepresidente assessore che possa portare alla giunta, e comunque anche con un atto, qualunque tipo di cosa possiamo essere utili come consiglio, siamo a disposizione per queste situazioni di parcheggi abusivi e di viabilità. Grazie. Allora, interrogazione numero 50, firma i consiglieri Lozzi e Coglia, chi la presenta? Sì. Allora, come sappiamo, Villa Lais è una bellissima villa nel territorio dell'ex nono municipio, che fino, insomma, a luglio di quest'anno sembrava essere manutenzionata in modo adeguato, aveva la chiusura dei cancelli nelle ore notturne così da poterne tutelare l'integrità. Ma da luglio, a quanto segnalano i cittadini, la manutenzione è andata a scemare, non è più costante, anzi diciamo che è praticamente inesistente, tranne un intervento segnalato qualche giorno fa. I cancelli non vengono più chiusi e quindi la sera purtroppo entrano persone che spesso non hanno senso civico e quindi contribuiscono al deterioramento della villa stessa, e quindi noi vogliamo capire come mai non c'è più manutenzione, come mai non si chiudono i cancelli e che cosa intendiamo fare come amministrazione per poter tutelare questi luoghi pubblici bellissimi e di grande interesse per la cittadinanza. Grazie. Grazie a lei. Prego, assessore Morgia. Consigliera, condivido il fatto che noi abbiamo un patrimonio di ville storiche sicuramente ragguardevole sul territorio del settimo municipio, e Villa Lais è uno di questo, e in più su Villa Lais ci sono anche dei servizi che il municipio eroga ai cittadini. La questione del perché da luglio, lei ha detto correttamente, Villa Lais non ha più puntualità nella manutenzione e soprattutto nella chiusura notturna della villa, in modo da permettere, diciamo,
di essere un deterrente anche rispetto al deterioramento della stessa e dei danneggiamenti. La sovrintendenza comunale e il Dipartimento Ambiente, che insistono come competenze sulla villa storica, sono stati, come dire, sollecitati più volte dal municipio, dalla Presidente, ma ahimè non è, diciamo, una scusa, è la fotografia dell'attuale. Alla scadenza dell'appalto di luglio scorso, i soggetti che detengono la competenza da un punto di vista manutentivo e di sorveglianza, cioè, ripeto, il Dipartimento Ambiente e la Sovrintendenza Comunale, ancora non hanno espletato tutte le procedure per riaffidare tali servizi alle società per permettere il migliore mantenimento della villa stessa. Noi costantemente sollecitiamo questi organismi, questi dipartimenti dell'amministrazione di Roma Capitale, ma oggettivamente ci scontriamo con i tempi che, così come per la vigilanza del municipio, anche per queste ville storiche tardano ad essere, come dire, conclusi per poter avere di nuovo quel servizio che pure lei affermava fosse stato un servizio idoneo al mantenimento della villa. Grazie. Consigliera Lozze. Mi chiedevo se almeno per la chiusura notturna fosse possibile dare il servizio alla polizia locale. In alcuni comuni lo fanno, alcuni comuni hanno delle ville dove il passaggio la mattina alle 7 per aprire due cancelli e richiuderli la sera lo fa la polizia locale, quindi magari possiamo provare a muoverci in questo senso e vedere se almeno questo si riesce a fare. Grazie. Grazie a lei. Allora, passiamo alla interrogazione numero 51. Allora, le interrogazioni che seguono sono due che riguardano l'assessore Morgia e quattro che riguardano l'assessore Antonelli. Io direi di procedere in questo modo: completiamo le due interrogazioni di Morgia, che sono sempre firma di Matronola, poi l'assessore Antonelli risponde alle successive quattro. Prego, consigliere Matronola, al numero 51. Concordiamo, Presidente. Decido io se concordare, che decide lei, Presidente? No, le interrogazioni sono sei, due interessano l'assessore Morgia e quattro l'assessore Antonelli, quindi io prenderò 3, 6, 9, 12 minuti per uno e 6 minuti per un altro, grazie. Allora, caro assessore, non so dove abita lei perché non lo so, però evidentemente non passa il viadotto scolare da molto tempo, o forse passa dalle parti delle bancarelle, e non passa dalla parte dove non ci sono le bancarelle, credo che siano i numeri pari. Cioè, com'è possibile, assessore, dunque questa l'interrogazione è stata presentata il 7 ottobre, già era vecchia, già è vecchio, passato da diverso tempo, com'è possibile in un attraversamento in via Valerio Pubblicola cade un parapedonale in marmo, quelli enormi, non so se c'è, no, quelli in ferro, quelli in marmo enormi, viene messo di traverso sull'attraversamento, viene recintato con la rete arancione, la gente s'accalca davanti al semaforo per attraversare tutto quanto e nessuno interviene per ritirare su il parapedonale e per rimetterci dentro un po' di cemento. Assessore, magari lo chiama io la ditta. Mi hanno detto che non devo chiamare le ditte privatamente, che qualcuno manda in giro, che Matronola, lo dico pubblicamente, manda in giro, chiama le ditte della manutenzione e fa fare marciapiedi, buche, se vede che so più forte, se è vero. Evidentemente, signor assessore, non lo faccio perché non lo faccio perché non è un mio costume chiamare e intromettermi negli altri lavori, non mi faccia ridere. E quindi non lo faccio, però voglio dire, no, com'è possibile che
cioè un coso che peserà un quintale messo di traverso su un attraversamento, la gente a momenti deve scavalcare, deve passare su via Tuscolana, poi parliamo, non è che stiamo parlando di via dove abita l'assessore che è tutto messo bene, tutto bello carino, no, stiamo parlando in via Tuscolana, che è un punto abbastanza frequentato e pertanto. Allora vi chiedo solo questo, qual è, per quale, com'è cascato sto parapedonale? Qualcuno ci si è appoggiato, pesa due quintali, è caduto. Se è pericoloso quello, sono pericolosi gli altri tre, e sono pericolosi gli altri tre che stanno dopo. Pertanto bisognerebbe ricentare tutti gli attraversamenti. Due, speriamo di no, io sono sicuro al 100%, qui ci metto la mano sul fuoco e non me la brucio, che nessuno ha controllato se gli altri parapedonali messi su tutta via Tuscolana, anche a largo Spartaco, di pietra, di marmo, se sono stati controllati. Io dico di no. Noi ce ne accorgiamo soltanto quando uno si appoggia casualmente, cade, oh, è caduto. Che cosa succede? Arriva il vigile, prende, chiama il pronto intervento recinta e chiusa la situazione. E poi pure rimane lì, perché è un parapedonale, mica giustamente, può stare pure per terra, deve parare i pedoni, no? Giusto? Perché i pedoni che passano si parano con quello, che sennò vanno in mezzo alla strada, assessore. Ma lei si rende conto? Si rende conto, assessore, la mancanza di manutenzione all'interno di questo municipio, la mancanza di responsabilità da parte di alcuni soggetti che lavorano all'interno di questo municipio? Non mi alzi le sopracciglia, assessore, perché io lo dico da 6 anni, perché dopo toccherà anche l'assessore Antonelli. No, dopo, mica adesso, alla seconda. Consigliere Patrosola, prego, assessore. Consigliere Matrona, io spero che la sua affermazione ultima non sia, insomma, un'affermazione che, preso dalla foga della rappresentazione dell'interrogazione, insomma, si sia fatta prendere la mano, perché se riscontra, insomma, quello che ha detto, io le chiedo aiuto e di puntualmente rappresentarmi le mancanze rispetto a eventuali degli uffici. Questo credo che sia nell'interesse di tutti, insomma, perché, insomma, lei lo dice in consiglio, sembra, insomma, quasi, insomma, un teatrino, insomma. Se invece puntualmente, magari lei pure con qualche nota scritta, qualche mail, insomma, istituzionale, sua mail istituzionale, mi rappresenta puntualmente quello che secondo lei possono essere le cose da curare, io mi attiverò cercando, nell'interesse di tutti, di stimolare anche gli uffici se si riscontra una qual pigrizia. Nel caso in particolare, lei credo parli del transennamento che si è verificato e che è insistente ancora su via Valerio Publicola, nell'attraversamento pedonale da una parte all'altra del marciapiede di via Valerio Publicola. Quel dissuasore, non parapedonale, quel dissuasore fu posto lì in occasione dei lavori del piano. No, è di pietra, io non ho mai visto parapedonale. Sì, e le spiego perché sono dissuasori. Perché l'ampiezza della possibilità dell'attraversamento pedonale su via Pericola, furono posti quei dissuasori per scongiurare qualche malposta velleità di attraversamento anche coi veicoli, perché quell'attraversamento pedonale, così come altri su via Tuscolana, sono molto ampi e furono fatti proprio perché in quegli ambiti, ci sono tante persone che lo attraversano, e furono le opere del piano particolareggiato del traffico di via Tuscolana che fu realizzato da ATAC tanti anni fa, se lei ricorderà. Da qui ne è derivata una sorta di incomprensione, credo, tra gli uffici, che cercheremo subito di superare, e che ho stimolato gli stessi uffici a superare, rispetto alla di chi era la competenza, essendo grande viabilità via Tuscolano, via Pubblico la competenza municipale. Al più presto, al di là della competenza,
ho chiesto che venga ripristinato il normale attraversamento. Io, rispetto agli altri dissuasori che sono stati posti sulla via Tuscolana, in altre situazioni, anche a Largo Spartaco quando ci fu l'intervento di Città Storiche, io dico che le opere vengono collaudate nel momento in cui vengono consegnate, quindi ho motivo di pensare che, diciamo, un manufatto così grande, una piazza così grande, sia per qualche motivo fuori dall'ordinario che sia caduto. E comunque vigilerò affinché gli uffici, se nell'ambito delle loro competenze, possano verificare anche la stabilità di certe situazioni. Grazie.